per una delibera di consiglio relativa all'ufficio patrimonio, relativa acquisizione gratuita ed accorpamento al demanio Ma statale andiamo. dei terreni di proprietà privata. Parto con l'appello per poi passare appunto all'ordine del giorno. Baggiano? Presente. Baglivo? Battista presente, Borgia, l'avevo visto, presente, Presente. Della Giorgia presente, Finamore, Presente. perfetto, Fiore delle Orlando presente, Giannotta presente, Presente. Guido presente, Presente. Martini presente, Mele. Non lo vedo. Mola. Presente. Molendini. Perfetto. Muri dello Diaco delega Mariano. Presente. Occhineri. Presente. Detto. Pala presente. Pasquino. Presente. Detto. Patti presente. Poliportone presente. Presente. Circo. Povero presente, Rotondo. Antonio, l'appello. È presente, Presente, sta perfetto, al benissimo. Scorrano presente, Tramacere telefono. presente, Presente. Valente al momento assente, Culari al momento assente. Perfetto, benissimo, grazie. Allora, appunto, saluto intanto l'ufficio presente con il dottore Goffredo. Questa Buongiorno. proposta, salve dottore. Allora, questa proposta di delibera relativa appunto all'accorpamento al demanio stradale comunale di terreni di proprietà privata. Sono terreni che allo Stato hanno le caratteristiche di strade pubbliche, in quanto sono state utilizzate per uso pubblico per oltre 20 anni e hanno tutte le caratteristiche, per cui la maggior parte sono tutte asfaltate e la norma permette appunto acquisizione al demanio di queste strade previo consenso scritto da parte della proprietà. Quindi questo diciamo, è importante perché appunto intanto per un riordino, ma anche e soprattutto perché permette, qualora ci siano richieste di allacci anziché manutenzione e quant'altro, permetterà all'ente di poter procedere. Quindi io passerei la parola, se siete d'accordo, al dottore Goffredo, eventualmente se vuole aggiungere qualcosa, e poi ai commissari se vogliono, qualora volesse intervenire. Prego, dottore, prego. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Con questa delibera per l'appunto si procede a regolarizzare lo stato giuridico di alcuni beni che da più di 20 anni sono utilizzati ad uso pubblico e di accorparli al demanio stradale, quindi di acquisirli al patrimonio comunale. Naturalmente, così come previsto dalla normativa, l'acquisizione è gratuita. Non richiede neanche spese di notarili, in quanto basta l'atto deliberativo del Consiglio e la trascrizione in catasto dello stesso atto, e c'è il consenso da parte degli attuali proprietari dei suoli, delle strade, anzi, parte proprio da loro la richiesta, in quanto altrimenti in tutti questi anni continua a dover far carico di spese attinenti appunto agli allacci, la pulizia e altro. Naturalmente sono state verificate dall'ufficio assieme ai lavori pubblici sia il consenso dei proprietari che l'ultra ventennalità dell'utilizzo ad uso pubblico di questi beni. Perfetto, grazie dottor Goffredo. Qualcuno vuole intervenire? Non vedo. Solo una domanda io. Prego, 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 consigliere Scorrato. Si tratta di particelle già frazionate o devono No, essere sono tutte frazionate? già frazionate. Ok, Cioè, frazionate dal privato. dal privato naturalmente, sì.
dal privato. Quindi il comune non ha nessun tipo di costo. Non ha alcun costo per privato. Va bene, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Io voglio aggiungere questo, poi passerò al voto se nessun altro può intervenire. Sono importanti questi passaggi perché appunto permettono, qualora ci fossero anche degli allacci progetti per ampliamenti di fognature anziché acquedotti, non si potrebbe comunque procedere a queste tipologie di interventi in quanto oggi appunto la normativa è soprattutto gli enti quali Acquedotto ed altri sono molto fiscali da questo punto di vista, quindi è importante la regolarizzazione di queste ma anche delle altre strade che oltre a queste diciamo solo una piccola parte di quelle appunto che ancora risultano oppure essendo ad uso pubblico risultano di proprietà privata. Se nessuno vuole intervenire io mi passo al voto. Bene. Allora, De Matteis favorevole, Faggiano favorevole, Baglivo al momento assente, Battista passo avanti, Borgia al momento assente, Della Giorgia favorevole, Finamore favorevole, Fiore e delega Orlando favorevole. Vale. Perfetto. Ok. Giannotta non stavo riuscendo ad attivare. Benissimo. Favorevole. Giannotta favorevole. Perfetto. Guido presidente mi astengo. Va bene. Presidente Battista si astiene, grazie. Perfetto, grazie. Martini. Mele. Astenuto. Mi astengo. Sì, sì, perfetto, astengo. Grazie. Mele al momento assente. Scusa, favorevole. Ah, perfetto, benissimo, grazie. Mola. Favorevole. Molendini favorevole. Scusami, favorevole io, Toni. Perfetto, benissimo. Ci vorrebbe, grazie. Murri, delega Mariano. Favorevole. Grazie. Occhineri favorevole. Pala astenuto. Pasquino astenuto. Astenuto. Matti favorevole. Polibortone astenuta. Povero favorevole. Rotundo favorevole. Forrano astenuto. Ramacere astenuto presidente. Grazie. Valente al momento assente. Richiamo gli assenti. Baglivo assente. E Valente assente. Presidente, io sono presente. Ah, perfetto. Consigliere, avevo già chiuso la votazione. Mi dispiace, la segno presente, però al momento non posso farla votare, mi dispiace. Ho avuto problemi di connessione, non c'è problema. Va bene, grazie, chiedo scusa. Allora, con 15 voti favorevoli, 8 astenuti e 2 al momento della votazione assenti, quindi la proposta a parere favorevole da parte della Commissione. Allora io vi ringrazio, vorrei nel frattempo se è possibile approvare alcuni verbali precedenti ed in particolare il verbale numero 12
del 1 aprile 2021 alle ore 11.30, che aveva ordine del giorno proposta di delibera numero 102 del 4/3/2021, occupazione area di proprietà privata per la messa in sicurezza di un tratto di via vecchia Lecce San Cesario. Se siete d'accordo, io l'approverei. Certo, approvata. Anche approvata. Sarà già stata anche licenziata. Sì, sarà licenziata dal consiglio. Quindi. Poi, verbale numero 18 del 13 maggio, allaccia la rete idrica di immobili siti in via Frigole alle vie Marinelli, Magnani, Manzoni, delle Tracene e dei Rododendri. Se permettete, lo approvo. Approvata. Benissimo, grazie. Ed infine il verbale numero 19 del 20 maggio è relativo al regolamento comunale per l'utilizzo e la gestione dei beni immobili proprietà del Comune di Lecce, relazione annuale utilizzo beni immobili 2020. Approvata. Approvata. Approvato. Ed infine l'ultimo è il verbale numero 17 del 24 marzo, che era una commissione congiunta relativa al piano dell'accessibilità, area pilota e programma operativo. Approvato. Approvato, perfetto, benissimo. Allora io al Presidente, momento... Sì, prego. Presidente, sì, prego. Una, io non so se ha già fissato un calendario dei lavori, però le volevo chiedere se fosse possibile e verificato la disponibilità degli uffici a partecipare, se potessimo convocare una commissione su un progetto di rotatoria che dovrebbe essere fatta su Piazzale Rudie, perché credo di aver letto qualcosa, ma vorrei avere contezza di che si tratta fondamentalmente. Allora, consigliere Giannotta, assolutamente io proporrò per la settimana prossima già questo, una commissione in questo argomento. Conoscitivo loro per capire siccome è di interesse perfetto è di interesse di tutti capire appunto qual è l'indirizzo, appunto se c'è questa idea o meno. Sicuramente convocherò per giovedì prossimo una convocazione con questo argomento. Presidente, l'idea c'è, scusatemi, ma l'idea c'è perché ce l'ha detto l'assessore al traffico l'altro ieri. Ha detto che deve mi sa che c'è proprio il progetto pure. Ah, benissimo, perfetto. Allora, meglio così, io non ero presente, quindi non ho potuto avere questa notizia. Perfetto. Quindi provvederò comunque a convocare subito la commissione con questo ordine del giorno. Benissimo. Grazie. Ringrazio tutti. Concludo la commissione alle ore 11.47. E auguro a tutti buona giornata. Arrivederci. Buona giornata. Per favore, grazie. Sì, assolutamente. Ciao a tutti.